Sia lodato Gesù Cristo. Sì. Abbiamo ascoltato questa parola dal Vangelo secondo Giovanni, che tante volte abbiamo già ascoltato, una delle parole più belle, più famose del Vangelo di Giovanni, in cui Gesù si definisce la vera vite. E ogni volta che ascoltiamo questa parola, comunque in genere quando tendiamo a meditarla, è facile, no? Cadere in quello che è l'auspicio su questa parola, che vuol dire, cioè quello che vorremmo essere, quello che dovremmo essere, quello che dovremmo diventare, quello che dovremmo fare, quello che dovremmo seguire, e tante belle parole in questo senso. Però ogni volta che noi facciamo questo, che è una cosa buona, perché comunque c'è tanto desiderio in questo modo di fare, il problema qual è? Che tante volte rimane desiderio, cioè rimangono parole, rimangono desideri, rimangono speranze, però tante volte quelle speranze muoiono in questo senso. Perché? Perché poi rischiamo di non dare nulla di pratico a questa cosa, no? Che lo diciamo, no? Perché Gesù dice: io sono la vera vita, il Padre mio è l'agricoltore, ogni traccio che meno porta frutto lo taglia e ogni traccio che porta frutto lo pota, perché porti più frutto. Rimanete in me e io in voi. E allora io potrei dirvi: no, dobbiamo rimanere nel Signore, perché se rimaniamo nel Signore facciamo questo, se rimaniamo nel Signore. Io almeno non è solo, penso di poter parlare anche per padre Mario, per padre Maurizio. Ormai ci ritroviamo come sacerdoti a fare un'esperienza non bellissima, cioè a trovarci a parlare con persone, con un popolo di Dio che non è tanto popolo di Dio, non sto parlando necessariamente di voi, però con persone che non fanno più esperienza vera e propria di Dio, no? E quindi tante volte ci mettiamo a parlare di Gesù, di santi, di cose, però le persone non ne sentono più così tanto l'esigenza, perché poi hanno problemi pratici. E paradossalmente, in questi problemi pratici, sentir parlare di Gesù sa quasi quasi di Babbo Natale. Se io vi dico: dobbiamo seguire Gesù, dobbiamo ascoltare Gesù, sa quasi quasi di catechismo della prima elementare, fa questo effetto. Perché? Perché poi di fatto non seguiamo veramente Gesù, non ascoltiamo veramente Gesù. Diventa molto lontano dalla nostra vita. Allora, oggi mentre leggevo questo Vangelo, pensavo: il Signore, grazie a Dio, è il Signore, ed è molto più furbo di noi, perché ha strutturato questo discorso in un modo che uno non si può fermare a questo discorso che sto facendo io, perché sarebbe una bella puntata il fatto di dire: allora dobbiamo cercare di rimanere nel Signore, eccetera eccetera, dobbiamo cercare di... Gesù che cosa fa? Ti dice: rimanete in me, perché se rimanete in me portate frutto, se rimanete in me, ti fa il discorso di positivo, che è quello che tu potresti sperimentare, potresti vivere, potresti... Poi ti dice: perché se non rimanete in me, ed è quello che in realtà ognuno di noi poi vive. Io ti posso dire: guarda, se tu ti vai a fare questo viaggio in quella crociera, potresti vivere questa esperienza, potresti sperimentare questa bella situazione, potresti scoprire, e rimangono parole. Però ti dico: se non ti va a vivere questa crociera, sei triste, sei sempre demotivato, sei sempre... che è quello che vivi? Allora tu mi dici: infatti, io sto vivendo questa cosa che tu mi hai detto. Non so se ci siamo. Gesù che cosa ti dice? Se non rimanete in me, non portate frutto, è come il traccio che poi è secco e si butta. Cioè, che cosa ti sta dicendo Gesù? Ogni volta che voi non vivete in me,
sperimentate delle situazioni di non vita, di morte, di tristezza, ed è quello che ognuno di noi sperimenta. Allora, se noi ogni volta continuiamo a fermarci al dobbiamo andare incontro a Gesù, dobbiamo seguire la parola di Gesù, dovremmo, e non lo facciamo mai, ci autocondanniamo a quelle esperienze che già viviamo, che già abbiamo sperimentato. E qua ci vuole qualche cosa che va e basta! Intanto quando si con me va e basta! Cioè a un certo punto noi stessi dovremmo scocciarci di noi e dire ma perché devo stare male? Se io so già che quella situazione la vivo male, perché devo continuare a battere su quella cosa là? Cioè se io so, per farla proprio pratica, se io so che vivo delle situazioni di morte, di non vita, perché devo continuare a viverle? Se io so che quella situazione là non mi porta la pace, perché devo continuare a viverla? Perché Gesù è pace, è amore, lo dice San Paolo, no? I frutti dello Spirito, il frutto dello Spirito, ecco perché poi Gesù dice chi rimane in me porta molto frutto, il frutto dello Spirito, lo Spirito è una delle persone della Trinità, è pace, benignità, eccetera, eccetera, no? Magnanimità, tutto quello che vogliamo di positivo. Se io non vivo queste cose positive, c'è qualcosa che non va. Allora perché io mi devo mangiare frutti negativi? Ma dico, perché nella realtà, nella praticità, noi siamo tanto intelligenti? Cioè non è che uno si mangia schifezze, oddio. Certe volte pure schifezze si mangia, no? Però dico, apparentemente tu non te la mangi una cosa che fa proprio schifo. Te la mangi quando non te la presentano che tu non sai che fa schifo. Non so se avete mai visto come si fanno i lustri. Andatela a vedere su internet, non ve li mangerete mai più. O i sublimi, andatela a vedere su internet, non li toccherete più. Quando trovate carne meccanicamente modificata, sono ossa rifatte, ve lo dico apposta. Ecco, noi tante volte andiamo a mangiarci, a nutrirci di cose che ce le presentano buone. E ci inganniamo perché ci scoccia nutrirci di cose buone, ma che magari ci vuole più fatica a nutrirci di quelle cose buone. Perché? Perché ci vuole fatica. Però poi ti fa male quella cosa là. Non è vita quella cosa là. Ti fa morire a lungo andare quella cosa là. Allora il Signore ti dice, se tu vivi così, non porti frutto, se tu vivi così vai a morire, e questa esperienza tu la conosci. Allora non ti continui a dire, allora se io faccio così, se seguo il Signore dovrei seguire il Signore, dovrei fare in questo modo, dovrei, e muovere, che non significa cadere fa suora, cadere fa frate, cadere fa mono, cadere fa bene, no, vuol dire scegliere delle situazioni di vita, scegliere delle situazioni di amore, scegliere delle situazioni di pace, scegliere delle situazioni in cui c'è il bene. È più faticoso, però ti libera questa cosa. Perché? Perché tu hai fatto esperienza, non perché te lo dice il Signore basta, se non ti basta questa cosa. Fai esperienza della tua vita, ogni volta che tu hai scelto delle situazioni di non vita, che cosa ne hai preso? Qual è stato il frutto? Cos'hai sperimentato? Cose buone o cose negative? Frutti positivi o frutti negativi? Cosa hai sperimentato ogni volta che hai scelto non c'è non so pagare? Cosa hai sperimentato ogni volta che hai scelto basta, con quello non ci voglio avere a che fare? Cosa hai sperimentato ogni volta? Cosa hai sperimentato? La tristezza, l'angoscia, la rabbia, il rancore, la solitudine, il distacco. Tutti i frutti negativi. E il Signore ti dice, allora scegli la vita, anche perché noi vogliamo essere gli agricoltori. Invece Gesù dice, l'agricoltore non sarei tu, l'agricoltore è un altro. E questa cosa un po' ci dà fastidio, perché noi vorremmo essere quelli che gestiscono
tutte le cose, anche la nostra vita. Però voi non vedete quel nome, non dobbiamo vedere questa cosa come passiva, perché la dobbiamo vedere come, in questa figura, come un agricoltore, la cura la pianta, la cura. Se voi vedeste chi cura l'orto, penso che sia qualcuno l'avrebbe visto che cura, no? L'orto, i pomodori, le cose. C'è tutta una cura, e poi quando muore la pianta, quando il vento distrugge una pianta, quando le intemperie distruggono una pianta. E non è solo perché quella pianta avrebbe portato frutti, ma perché ti dispiace pure quella pianta. C'è un agricoltore che proprio ci viene. Quindi quella pianta non può sentirsi sottomessa all'agricoltore, ma deve capire che è il suo bene che l'agricoltore fa certe cose. Allora lasciati curare dall'agricoltore, e poi vedrai che i frutti che porti sono per te, quindi non pensare ai frutti che devi importare, pensi che sono buoni e poi ti ritrovi a mangiare giusto e nessuno. Mangiati le cose buone, pensa al bene, pensa alla vita, a partire da cosa? Alle volte in cui hai fatto esperienza di morte. E a un certo punto dici basta, a un certo punto, sai che ti dico, da oggi in poi comincia a cambiare vita. Basta, da oggi in poi, da lunedì, dieta. Sei votato Gesù Cristo.